Riconsegnato alla città in tempi record rispetto al cronoprogramma, il palazzo ex Gilli all'Aquila, a conclusione della prima fase di recupero del complesso monumentale dell'emiciclo dove ha sede il Consiglio regionale d'Abruzzo. Un palazzo nuovo con isolatori sismici che ha visto l'insediamento del rettorato del Gran Sasso Science Institute, la scuola di alta formazione scientifica che attrae talenti e ricercatori da tutto il mondo. 40 dottorati altamente specializzati ogni anno, nata, come ricorderete, dopo il terremoto del 6 aprile. Il palazzo è stato concesso a canone agevolato dal Consiglio regionale al prestigioso istituto di alta formazione che ospita decine e decine di giovani scienziati. A ricostruire il palazzo in 3 anni e con 5 mesi di anticipo è stato un raggruppamento temporaneo di 3 imprese, l'Aquilana Rosa Edilizia, la Sangrina Ricci Guido e la Teramana Elettroidraulica Silvi, che si è aggiudicato un bando pubblico che ha visto il Consiglio come stazione appaltante per circa 8,5 milioni di euro, indetto nel giugno del 2013. L'inizio dei lavori a settembre 2015, il termine lo scorso ottobre. Intanto è un segno concreto che la regione è aperta alle istituzioni importanti, eccellenti, non solo della regione Abruzzo, ma eccellenti in campo internazionale come il Gran Sasso Science Institute. È un segno che accomuna un po' tutto il territorio della regione Abruzzo, in questa città capoluogo di regione, che ancora una volta ha questo riconoscimento non solo formale ma anche di fatto, che è in grado e capace di ospitare istituti che fanno invidia, diciamo, alle istituzioni di ricerca del mondo intero. Due testimoni ad eccezione per l'evento, 2 premi Nobel per la fisica, quello del 1984, il senatore a vita Carlo Rubbia, e quello di quest'anno, Barry Barish. Il futuro dell'istituto che stiamo creando è una piccola goccia che dovrebbe contribuire a un impegno più vasto, che è quello di rinnovare le condizioni in città in presenza dei nuovi sviluppatori, che deve essere qualcosa di valido a livello della città, a livello del paese, a livello d'Europa, che dimentichi di un periodo.